Sport in piazza si svolgerà a Porto Torres sabato 9 settembre a partire dalle ore 18. Una giornata interamente dedicata allo sport: pallavolo, lotta libera, calcio, fitness, judo, danza sportiva e medievale, yoga, atletica, pallavolo, ginnastica artistica. A contorno della serata si esibiranno anche gruppi folk locali. Ieri conferenza stampa al Bar Sport, introdotta dall'organizzatore argentino Tellini. Presenti i referenti delle associazioni sportive e Sara Cappellini in rappresentanza dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale non può che essere accanto a progetti del genere, proposti appunto dal nostro concittadino, soprattutto nel momento in cui hanno come protagonista in questo caso lo sport, che ovviamente porta con sé dei valori imprescindibili. Sabato in Piazza Garibaldi si cimenterà anche il campione italiano di lotta libera Gabriele Doro, guidato dal maestro Claudio Bortolu. Speriamo di espandere questo sport bellissimo, che è poco conosciuto, pieno di sacrifici. Rappresenta anche il neocampione italiano Under 23 di salto in lungo Andrea Pianti. Spazio inoltre alle arti marziali. Le arti marziali sono un sistema, una filosofia di vita e una disciplina altamente educativa. All'evento hanno collaborato tutti i commercianti, mentre lo sponsor ufficiale della manifestazione è l'associazione culturale Porto Torres in Movimento. Sentiamo la sua portavoce Sandra Fancello. La nostra associazione Porto Torres in Movimento è entusiasta di poter sposare come sponsor ufficiale questa iniziativa. Sport e sociale possono e soprattutto devono convivere insieme. L'iniziativa avrà come prologo presso la sala Filippo Canu del Centro Culturale alle ore 17 un interessantissimo convegno su sport e salute. Fra i relatori il professor Pierfranco Terrosu, primario all'ospedale di Sassari, Giuseppe Sabino ed il fisiatra dottor Massimo Pellicano.